Brothers e GC Gioielli, che sono sul risultato di 4-3 per i Gioielli. 4-3 però adesso appena segnato Pasquale Ratti, che si imbatte su questa punizione deviata proprio sulla linea. Stavano per segnare il 4-4 i ragazzi di Ratti. Attenzione a questo contropiede profondo, la palla dentro di un soffio sul fondo, ma c'è stato un tocco, quindi si parte dal calcio d'angolo. Ancora azione manovrata al numero 5, gran tiro, deviazione di un difensore, non può nulla, palla vicino, quindi si riportano di due lunghezze in avanti i ragazzi in maglia blu. Quindi siamo sul risultato di 5-3, ovvero una partita dai toni vibranti, si va sempre una rete da una parte e dall'altra. Si ribatte però la ripresa dei giochi di Martino, la faccia a Tugnello, profondo ancora da De Martino, lascia scorrere, a buon gioco la difesa dei Gioielli. Attenzione al contropiede, palla profonda, troppo lunga però, palla vicino, può riprendere le ostilità, la dà a fianco ad un compagno, ancora sulla fascia destra, fanno vedere al centro, buono il gioco con Ratti, Turiello mina al centro, il tiro, il portiere, l'ottima uscita, mette in fallo laterale, grande il forcing, vuole rientrare assolutamente in partita la squadra del numero 10, il bomber Ratti, che proprio lui scodella al centro, però la difesa a buon gioco. Attenzione a questo colpo da fuori area e il numero 6 che mette in fallo laterale, pressione costante dei giallorossi che cercano di siglare la rete del 5-4 che rimetterebbe tutto in discussione. Ratti sulla fascia lunga, il pallonetto forse anche non voluto grazie anche ad una deviazione, quindi assisteremo ad un calcio d'angolo battuto dal solito Ratti, che batte davvero qualsiasi punizione, fallo laterale, calcio d'angolo che sia. Al centro ci stanno due uomini, svetta il numero 6, forse spinto, si lamentano proprio per questo nei confronti dell'arbitro, non c'è nulla, si riparte con azione da fallo laterale. Giustamente i Gioielli non hanno intenzione di intensificare il gioco, giocano il pallone e tentano di mandare in porto questa che sarebbe una vittoria davvero interessantissima contro una squadra molto blasonata. Pallone che rimbalza piano piano in area, c'è la carica da parte dell'attaccante in maglia blu, si ripartirà con la difesa dei Brothers, ancora tutta la formazione al di là della metà campo, quindi attenzione al contropiede che potrebbe essere micidiale, così sarà. Il numero 8 si invola verso la porta, palla vicino, esce, palla dentro, in rete! Rete del bomber in maglia blu, e quindi chiudiamo qui il collegamento con 3 reti di vantaggio, quindi Gioielli 3, Brothers, scusate, Gioielli 6, Brothers.